Augusto, buongiorno. Buongiorno. Dietro di noi il gonfalone della provincia di Pistoia. Si è appena concluso questo importante congresso provinciale dell'associazione Mutilati e Invalidi Civili. Com'è la situazione in provincia? Difficile. Pistoia ha un problema, secondo me. Un problema di vastità di territorio, e a questo punto, come ho detto alla mia relazione, dobbiamo andare noi sul territorio, non le persone venire da noi. Quindi a questo punto ho deciso, insieme agli altri del Consiglio, che nei prossimi mesi apriremo uno sportello nella Val di Nievole ed uno sportello in montagna per servire la parte agliana già servita, e quindi vogliamo un attimino vedere se copriamo tutto il territorio. Questo grazie a me, ma soprattutto ai miei collaboratori, ai miei consiglieri, che si sono resi disponibili a fare questo e a dedicare il loro tempo. Grazie alla Società della Salute di Pistoiese è abbastanza tranquilla, cioè abbiamo un aiuto economico per le famiglie non indifferente. Certamente dovrebbero fare di più, e qui dovrebbe intervenire dopo di noi. Legge ancora acerba da capire come si dovrà sviluppare. Quindi per me il territorio importante oggi è coprire tutto il territorio e dare servizi a tutto tondo ai cittadini meno indietti, eppure e anche disabili non si possono spostare. Ecco perché la categoria che rappresentate è ampia. Si divide fra coloro che hanno o dovrebbero avere diritto alla pensione, e coloro invece che, rientrando nelle categorie protette, avrebbero diritto a un posto di lavoro. E qui altra nota dolente: centri per l'impiego, baracconi per il momento che non funzionano, e quindi anche e lì dobbiamo, in questo momento, nei prossimi mesi, stiamo pensando di aprire uno sportello lavoro dedicato proprio specificamente ai disabili, tenendo noi contatti con l'azienda e vedere se troviamo il lavoro a queste persone meno fortunate. Ecco, un'associazione che è supportata da tanti professionisti a Pistoia. Certo, noi abbiamo avvocati, commercialisti e medici. Vedo il Presidente nazionale che va via, e gli chiediamo cortesemente di intervenire. Buongiorno. Buongiorno. E allora abbiamo parlato con Augusto della situazione in ambito provinciale, e invece in ambito nazionale? Ma in ambito nazionale in questo momento stiamo attraversando un momento molto delicato, ci sono molti temi che stanno a cuore alla nostra associazione: l'inclusione lavorativa, l'inclusione scolastica, una legge significativa per quanto riguarda i caregiver, che per noi è molto importante, la legge sul dopo di noi, che è un'altra aspettativa che milioni di famiglie attendono, e per capirne, la legge è stata emanata, ma capirne l'impatto che abbiamo avuto. Sono tutti temi che stiamo affrontando, li stiamo affrontando negli ambiti consueti, che sono l'osservatorio per l'inclusione delle persone con disabilità, nell'osservatorio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il MIUR per l'inclusione scolastica. Ci sono tanti temi. È chiaro che stiamo vivendo in questo momento una fase delicata, perché è tutto legato ad un momento particolare, con la determinazione della legge di stabilità. Sappiamo bene, ci aspettiamo che quanto prima ci possano essere delle buone notizie per i nostri invalidi, come può essere l'aumento della pensione che era stata tante volte promessa e molti auspicano, perché effettivamente 270 euro al mese sono veramente molto 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 poco. E naturalmente un altro aspetto molto importante è dare piena attuazione alla legge 68-99 per cercare di includere quante più persone con disabilità nel mondo del lavoro, in modo che possano essere, diciamo così, veramente un valore aggiunto per la società e non essere soltanto un peso. I temi sono tanti. È chiaro che dobbiamo far comprendere che al centro di tutto deve esserci la persona con disabilità e la loro
famiglia, quindi attenzione rivolta alle famiglie, attenzione rivolta ai territori. Un altro tema che mi permetto di sottolineare è l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma ancor prima l'abbattimento delle barriere culturali che molto spesso si frappongono fra una piena e assoluta inclusione della società rispetto a quelle che possono essere le effettive ed evidenti possibilità di pari opportunità. Stiamo lavorando su questo, lo facciamo sia come ANM, ce lo facciamo nell'ambito di una federazione più sovradimensionata come la FAND, lo facciamo nell'interesse delle persone con disabilità. Stiamo svolgendo i congressi in tutta Italia, la risposta che sta arrivando è una risposta positiva, molto importante per la sede centrale, e naturalmente pensiamo e crediamo di avviare in questo anno che ci divide dal congresso nazionale, oltre ai congressi provinciali, tutta una serie di iniziative sul territorio atte a mettere in evidenza tutti questi aspetti e tutte queste tematiche. Ecco, ho parlato di temi veramente importanti e scontanti. Sta trovando sensibilità da parte del governo e della maggioranza politica, nonostante le varie difficoltà? Assolutamente, noi abbiamo sempre trovato, e io lo devo riscontrare, piena disponibilità da parte delle istituzioni, sia politiche che amministrative, ma sia precedentemente che attualmente, a questi temi. È chiaro che poi diventa molto più difficile però l'attuazione di quelli che sono i programmi. Molto spesso i programmi vengono enfatizzati nella loro rappresentazione all'opinione pubblica, però poi difficilmente riusciamo a calarli nella realtà quotidiana. Un aspetto significativo, ecco, è il tema che di prima, la legge sul dopo di noi. Noi ci siamo proposti come associazione di fare un monitoraggio dell'applicazione di questa legge. Sappiamo bene che questa legge è applicata in buona sostanza in alcune regioni, in altre regioni è completamente disapplicata, così come sappiamo che tante buone leggi che sono state emanate, applicate in alcune regioni, sono poi disapplicate. Quello che io invece riscontro in questo momento è che non possiamo essere soltanto schiavi degli spread, dei bond, dei titoli, di una borsa che sale e che scende. Io dico sempre che al centro dell'attenzione ci devono essere i cittadini, ci devono essere le persone, ci devono essere le loro famiglie. E allora incominciamo a fare un piano veramente di intervento a favore della popolazione, altrimenti si allungherà sempre di più e si dilaterà sempre di più il rapporto tra i cittadini e la classe politica. Ripeto, ho visto e ho notato grande disponibilità. Aspettiamo e auspichiamo che quelle promesse fatte in campagna elettorale si possano tramutare in fatti concreti. Non tutto sarà possibile fare, ma almeno qualche cosa per noi sarà molto importante. La ringrazio, Presidente. Io ringrazio lei. Augusto, la presenza anche del Presidente nazionale molto importante. Da veramente molto importante. Lustro al lavoro che state lustro facendo. E forza per proseguire al lavoro che stiamo facendo. Benissimo, io ti ringrazio, avremo sicuramente modo di parlarne. Ciao Augusto.